due anni senza fare video, uno si dimentica tutto, visto che i nostri poi sono di alta qualità, giusto? Quindi si perde un po' la pratica della qualità. Siccome a ottobre non ci bastava la pioggia di Amburgo, abbiamo deciso di venire qui nelle Fiandre a prendere un po' di acqua diversa, perché l'acqua di qua è diversa dall'altra. Ciao amici di Foot, oggi è un giorno speciale perché finalmente dopo due anni siamo tornati a viaggiare. Sì, abbiamo viaggiato per l'Italia per andare a trovare la famiglia, ci siamo spostati in macchina, ma da quando c'è stato il Covid non siamo più tornati a fare uno dei nostri giri e quindi finalmente abbiamo l'opportunità, essendoci vaccinati eccetera eccetera, di poter tornare a viaggiare. Abbiamo deciso di fare un giro della Normandia, Bretagna, partendo da Bruges in Belgio. Siamo arrivati qui in macchina da Amburgo e siamo in questa meravigliosa cittadina che vi vogliamo far vedere con tutto il nostro cuore dopo questi due anni di pausa. Venite con noi a scoprire questa meravigliosa città. Era un importantissimo centro commerciale durante il Medioevo, ma per noi storici dell'arte è conosciuta soprattutto per gli artisti fiamminghi come Van Eyck, Bosch, Bruegel, e stiamo venendo in questo museo per vedere queste meravigliose opere d'arte. Questo museo si chiama Groening Museum. Andiamo. Devo fare domanda anche. Visto che abbiamo parlato di opere d'arte fino ad ora, sì. Adesso dove andiamo? Al Museo della Patata. Siamo davanti a quello che un tempo era il consolato di Genova Bruges. Oggi non è più consolato e ospita un museo abbastanza particolare che io vorrei visitare, cioè il Museo della Patatina Fritta, che io non avevo mai sentito. Tu l'avevi mai sentito che esisteva un museo della patatina fritta? No, è l'unico al mondo. È l'unico al mondo, quindi va visto. Anche perché oggi piove e ci diamo ai musei. Questo che dobbiamo fare. Andiamo. Siamo entrati. C'è praticamente una ricostruzione storica di come è stata trattata la patata fin dalle società precolombiane, perché la patata viene scoperta in Sud America e quindi ci sono tutta una serie di attrezzi. C'è un vero e proprio museo archeologico della patata e poi le varie tipologie anche di patata. Excuse me. Welcome. Cosa vuole? Patate fritte? Patate al forno? Dolci o patate salate? Dica la patata. John Potato the Giant. The Giant. Gian Patata. O leggendi. Sarebbe Gian Patate. Gian Patata. Scusi. Cosa devi scrivere? Vorrei una patata fritta. Subito.
avrete visitato questo museo, niente sarà più come prima nella vostra concezione della patata fritta, perché quando vedrete il friggitaro che vi frigge le patatine congelate così, faranno schifo. Le patatine fritte sono nate in Belgio, the French fries. Quando gli americani sono venuti in Belgio per la prima guerra mondiale, hanno visto comunque le persone del luogo che mangiavano queste patatine fritte. Visto che comunque si parla francese nel sud del Belgio, hanno associato le patatine fritte ai francesi, quindi le hanno chiamate così. French fries. Quindi non sono le patatine fritte nate in America, come non è nato nemmeno l'hamburger in America. Infatti, cos'è nato in America? La pizza. No. Queste patatine sono veramente buone perché sono croccantissime fuori e super morbide dentro. Dopo tutte queste patate fritte io non potevo resistere. Era chiusa la maionese. Vai, lì nello studio. Abbiamo l'inviata. Siccome noi resteremo qui solo un giorno, abbiamo fatto quello che di solito facciamo quando non possiamo stare in un posto a lungo, cioè un free tour. Vi consigliamo i free tour perché intanto sono un modo simpatico di conoscere persone e girare la città se non si ha molto tempo, e poi si individuano i punti principali della città. Quindi, come vedrete nelle nostre bellissime immagini, abbiamo toccato i punti più belli di Bruges. Adesso io però voglio andare. Lo sai tu dove voglio andare io. Senti, affaticato? Un po'. Fai un bel esame di coscienza e bevi un sorso di birra. Insegna a un mio amico sardo che la birra è defaticante. Ora tu fai un esame di coscienza. Ti senti affaticata? Sì. Bevi la birra? Una bella tirata però. Ora? Hai visto? La fatica è passata! Così. Comunque, per completare il video, prima che lo dimentichiamo, questa birra qui, questa, che è una birra tipica di Bruges, arriva qui con una conduttura di 3 km dal posto in cui viene distillata per evitare trasporti su gomma, che secondo me è una cosa fantastica. Sì, detto questo, ha disegnato la conduttura di 3 km che porta la birra fino a qui, e si possono fare anche i tour della questa brasserie. Antichità e modernità bestiale che io adoro. È varia. Io adoro questo intersecarsi di antico e moderno. E solo in Europa c'è. La dobbiamo ordinare? Vai. Di nuovo. Direi una degustazione. Direi pure io. 4 birre locali di Genova. Vediamo. Io ho uno dietro di me che è molto più alto di me. Non c'è perco? Vuoi darmi sopra? Dove siamo, Gianmi? Allora, siamo a Bruges, esattamente nel posto, anzi dietro il posto più instagrammato di Instagram. Mamma mia, quindi? Di solito tutti fanno le foto da là. Arancia e coriandolo. Comunque qua in Belgio la birra è forse più buona della Germania.
Beviamo. Beviamo. Bye bye. No, abbiamo. Beviamo, abbiamo bevuto abbastanza. Cosa volete bere? Io vi offrirò una serie di bevidas, di bevande. Mamma mia, basta. Devo andare a fare la pipì. Ele, ma anche tu in bagno avevi un acquario di pesce al posto del lavandino? Io sì, e tu ce l'avevi pure il cesso con una sgommata di merda.